Poi va ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci qui oggi con Power Wash Simulator. Oggi ragazzi andremo a vedere i nuovi lavori speciali, ovvero SpongeBob SquarePants. Quindi andiamo a vedere questi nuovi lavori che hanno aggiunti. Dunque, allora abbiamo un Tomb Raider, un Midgar, SpongeBob e pagina del negozio di Steam, perché sicuramente ci saranno ancora degli altri tipi di lavori. Allora, fai un salto nel mondo di Tomb Raider e lava il maniero di Lara Croft per riportarlo al suo antico splendore. Ok, dunque, allora vediamo un attimino. Questo qui invece entra nel regno di Midgar e porta e potrai usare la tua idropulitrice su veicoli, robot e luoghi incredibili. Oppure abbiamo chi lava l'ananas in fondo al mar, tuttavia, scusate, tuffati e ripulisci gli eccentrici edifici di e veicoli di Bikini Bottom. Ok, dunque, allora inizia, facciamo gioco libero, inizia novità. Che significa? Affronta di nuovo i lavori, Tomb Raider, completali. Ah, quindi allora li possiamo completare tutte le volte che vogliamo. No, aspetta, lavori speciali, questo qui anche. Va bene. Vabbè, dai, comunque iniziamo, quindi sia gioco libero oppure inizia questo. Dunque, $400 ci danno per questo. Ok, va bene, dai. La mia stimata datrice di lavoro, la signorina Lara Croft, mi ha chiesto di occuparmi della pulizia esterna della sua residenza. Mazza che bestia, questo qui sicuramente ci faremo notte. Di occuparmi della pulizia esterna della sua residenza, il maniero Croft. Ho ottenuto i suoi dati di contatto da una comune conoscenza. Presto organizzerà una raccolta fondi di beneficenza per il rimpatrio di alcuni manufatti e, visto l'arrivo di importanti ospiti internazionali, desidera che il maniero venga in perfette condizioni. Va bene, comunque inizia il lavoro. E quindi niente ragazzi, allora vediamo questi lavori speciali, anche perché non sapevo che c'erano anche questi, pensavo che fosse soltanto SpongeBob eccetera eccetera. Dunque, allora, vediamo un attimino nelle impostazioni. Vi faccio vedere. Opzioni. Dunque, vediamo un attimino dov'è la grafica. Allora, qui in grafica, ragazzi, vediamo un po'. Abbiamo praticamente tutto quanto ad ultra, quindi vediamo un po' se gliela famo, se no altrimenti devo abbassare. Modalità di pulitura, facciamo Legacy. Ombre sì, massima, va bene dai, vediamo un po', l'ho messo giusto un pochettino un po' più alto, quindi vediamo un po' se, come detto, gliela famo oppure no. Aspettate perché ho il controller, scusate, collegato, sennò va a finire che mi fa una caciara assurda. Dunque allora, vediamo un po', usa l'idropulitrice, left mouse button, ok, oppure posso tenere premuto, sia il tasto sinistro del mouse oppure lui va in modo automatico con il tasto destro del mouse, quindi possiamo anche ruotare l'ugello, possiamo anche cambiare l'ugello, quindi mettiamo questo qui da quanto, aspetta un attimo, abbiamo quale, quello là da 25, da 40... Prime Vista Pro, ugello del sapone, quello lì a 0, 0 da 15, allora lasciamo quello lì da 25, vediamo un po' come andiamo con questo qui da 25, se no altrimenti ragazzi devo andare a cambiarlo. Allora giralo, sì ragazzi, qua adesso c'è da spendere veramente così tanto tempo dietro a questo lavoro, perché comunque sia, voglio dire, no, è abbastanza grande come posto. Naturalmente se c'è qualcosa che non va dobbiamo anche utilizzare altri tipi di ugelli, se no altrimenti anche del sapone per poter far andare via le macchie più velocemente, però secondo me con il sapone è un po' da cheat, insomma è un po' da sboroni, perché comunque sia passiamo sopra tutto e non vorrei passare sopra nulla, quindi meglio che ci mettiamo noi in santa pace, insomma ci rilassiamo. Facciamo cose non mai identificate, ma va bene comunque. Allora questo qui credo che dovrebbe darmelo come spuntato una volta fatto, sì, perché già lo provai quando uscì per la prima volta e vidi i primi lavori. Allora vediamo un po', qui l'abbiamo fatto, adesso
poter fare questo, vediamo un po', sporco. Aspetta, c'è. Ah, aspettate, c'è F posizione, aspetta. Ok, possiamo anche salire sul ponteggio per poter lavare meglio. Ok, ottimo così, ma non posso. Aspetta, posso anche andare sopra qui? Perfetto, ottimo. E come detto, ragazzi, non voglio utilizzare nessun tipo di sapone. Left control. Ah, cambia la posizione. Ok, perfetto, per accovacciarci. Come detto, ragazzi, non voglio utilizzare nessun tipo di sapone perché sennò, come detto, è come se utilizzassi i cheat in pratica. Perché il sapone, d'accordo, ci sono vari tipi di sapone che comunque sia ti tolgono lo sporco, ma ti tolgono lo sporco su vari tipi di superfici, eccetera. Tipo come pietra, legno, insomma tutto. E come detto, ragazzi, non lo vorrei utilizzare proprio per questo motivo qui. Allora, cambia un attimino l'ugello. Salta, va bene. Abbiamo appena saltato, cosa che non volevo fare, però me l'ha fatto fare. Sì, perché comunque sia, voglio dire, non sono. Ecco qui a posto. Dunque, tab mostra sporco e guarda qua. Va bene, allora vediamo un po', ragazzi. Se io vorrei andare a cambiare l'ugello, se voglio mettere quello lì da 40, dico, ecco, con questo qui già staremo un po' di più. Abbiamo il detergente multiuso e detergente per vetri che non andrei mai ad utilizzare. Questo qui invece che cos'è, scusa? Prime Vista. Pro ugello sapone. Ok, però non voglio, ragazzi, consumare perché, come detto, ma è infinito? Ma allora, se è infinito, va. Diciamo che non funziona poi così tanto. Forse magari dovrei mettere il detergente multiuso? Sì, infatti. Ok, quindi lascia fare. No, no, niente, niente di niente. Proviamo a mettere questo qua da 15. Quello là da 15, ragazzi, ci mettiamo un po' di tempo in più, però lascia fare. Allora, aspetta, facciamo così, iniziamo prima da sta cosa, perché vedo che quella lì è un pochettino più importante, diciamo un po' più sporca, un po' più zozza, perché la base di sotto diciamo che viene pulita anche abbastanza facilmente, anche se utilizzi un tipo di ugello un po' diverso, magari o quello da 40 o quello da 25, eccetera, eccetera. Anzi no, quello da 25 lo stiamo utilizzando. Ah no, stiamo utilizzando praticamente quello da 15 noi adesso. Ok, a posto, va bene così. Gira, arigira e arigira. Perfetto, vai avanti così. Cerchiamo, ragazzi, come detto, di togliere tutto quanto lo sporco. Sicuramente ci saranno più e più episodi, insomma, un po' più di tagli, un po' più di. Come detto, un po' più di episodi perché sicuramente in un unico episodio non riesco comunque sia a far nulla perché voglio dire, no, abbiamo una fortezza veramente così messa male. Olè, qui è fatto. Facciamo prima la base di sotto. Aspetta un po', vai così. Olè, aspetta, passa anche qui, facciamo anche qui. Olè, dunque qui abbiamo fatto. Manca qui, naturalmente. Come detto, ragazzi, sicuramente di tempo ne passerà perché voglio dire, no, è abbastanza sporco, incrostato e tutti. Ma fatemi capire, ma devo. Oh, Madonna, sa. Come detto, ragazzi, ci vorrà veramente così tantissimo tempo per fare sto cavolo di livello. E vabbè, comunque, non ci preoccupiamo più di tanto. Dunque, allora aspetta, prendi, avvicinati un po' e sali. Forse magari con il ponteggio possiamo fare direttamente il palazzo qui, Sì, possiamo fare direttamente il palazzone. A posto, là sotto lì è rimasto un altro po' di sporco, ma come detto, facciamo prima questo qui perché lo vedo abbastanza incrostato, come se non ci fosse un domani. A posto, e questo qui è fatto. Vai, passa qui. Ok, a posto. Dunque, io ragazzi direi di fare le cose un pochettino un po' più complicate, diciamo, perché voglio dire, no, la casa
abbastanza grande, diciamo che si potrebbe... Aspetta, C, modalità mira? Ah no, così no, non mi piace. Dicevo ragazzi, la casa è abbastanza... O meglio, la casa, scusate, la roba qui, il posto è abbastanza grande. Sicuramente, ecco, vedete, già con questo qua da 15, lo sporco già va via subito, così come se non ci fosse un domani. Io ragazzi direi di fare già tipo ad esempio questo, magari lo facciamo praticamente tutto. Come detto, ci sarà da perderci l'animo e anche di sputare sangue qua vicino. Non faccio video troppo lunghi, sennò va a finire che poi dopo alla fine mi viene anche difficile a me editarlo e anche postarlo sul canale. Quindi fate un po' conto voi. Guarda qui, ammazza quanta zozzeria. Voglio dire, no, ma da quanti anni non l'ha visto benedetto posto? Meno male soltanto che ci siamo noi, che stiamo alla vacqua come se non ci fosse un domani. Vai così, vai così. Sì, se vi mettete un pochettino più vicini, vedete che praticamente lo sporco va via come se non ci fosse un domani. Però se non state tanto attaccati vicino al muro, naturalmente lo sporco non va via subito. Tiè, guarda qua, ammazza che zozzeria. Voglio dire, no, lavarlo già così è già una cavolo di impresa. Ok, la parte di sotto è fatta. Dammi anche questa qui completa al 100%. Ci manca un po' qui, un po' qui, un po' qua sotto. Dai, forza, dammelo come completato anche questo qui. Su, giovanotto, che ti manca qui sotto? Qui? Ok, a posto, anche qui me l'ha dato come completato. Vediamo un po'. Riesco a mettere quello lì da 40? Magari quello lì da 40 o... mettiamolo da 25, magari ci abbiamo il getto un pochettino più largo. Ecco, già così potrebbe andare un pochettino meglio, però lo vedo... Vabbè, che tanto comunque lo sporco qui non è neanche tanto incrostato, voglio dire, no? Sicuramente anche pagandoci, eccetera, eccetera, possiamo acquistare gli altri tipi di detergenti, eccetera, eccetera. Però come detto ragazzi, al momento non vorrei utilizzare il sapone per nessun motivo al mondo, perché sennò altrimenti, come detto, mi sembra anche un po' troppo... facile, anzi fin troppo facile utilizzare il sapone, il detergente. Però al momento possiamo andare avanti così e diciamo sti cacchi. Ecco qui, il detergente, vai avanti così. Tanto come detto non è tanto incrostato. Aspetta, mettiamo di nuovo quello là da 15. Lo so ragazzi, con quello là da 15 si perde un po' più di tempo, però vedete un po' quanto sgrassa. Con quello là da 15 è anche abbastanza buono e sono anche abbastanza vicino, quindi fatevi un po' il calcolo di quanto tempo stiamo sprecando con sta giornata qui. Sta bella giornata, me ne potevo pure andare al mare. Cioè non nella vita vera, ma qui nel gioco, si intende qui nel gioco. Ma sotto qui l'abbiamo pulito? Ma no, ma non era pulito qua. Vabbè, ah no, aspettate, mi sa che è l'ombra. Mi sa che dovrebbe essere l'ombra. Ok, a posto, fatto. Che dite, vogliamo provare ad utilizzare quello lì da 40 qua? Non che vada bene, però si prova ragazzi, e si prova. Va bene, dai, diciamo che con quello lì da 40 potrebbe pure andare bene, però meglio con quello là da 25, va, che sicuramente sgrasserà un pochettino di più, però... Tiè, guarda qua, ammazza che schifo. No, veramente, dai, ma da quanti anni a questa parte sta donna non fa una cavolo di pulizia a sto cacchio di posto? Guarda qua. Meno male però che ci siamo noi, Siamo praticamente... i suoi salvatori, anzi sono praticamente il suo salvatore, che poi praticamente ci paga pure pochissimo, no? Voglio dire, cambia l'ugello, metti quello là da 15. Lo so ragazzi, purtroppo dobbiamo fare per forza un intercambio di ugelli, perché se vogliamo che lo sporco vada via in fretta bisogna anche perderci tempo, perché se con un tipo di ugello non va bene, naturalmente che fai? Devi cambiare per forza di cose l'ugello, oppure addirittura utilizzare il detergente. Però come detto, al momento non voglio utilizzare nessun tipo di detergente, perché sennò va a finire che così poi li spreco
E non so nemmeno quanto mi costa prendere un nuovo tipo di, di detergente. Ah, ok, allora diciamo che siamo arrivati qui all'altro pilastrino qui. Tiè, guarda qua. Si è fatta muffa qua vicino, si sono fatte le alghe. Che cos'è? Dai, un po' su, forza. Poi ti voglio per poter fare la statua qui al centro, eh. La statua, cioè la statua. La cosa qui al centro te voglio. Allora, qui abbiamo fatto. Ora salta su, a posto, vai così, vai così. Dai, giovano, no, non cade. No, eccola, te pareva. Non devi cascarmi di sotto, maledetto. Ci siamo affossati. Occhio, mamma mia. Manco Superman, fa sti boia di salti qua. Occhio. Però va bene. Allora, la parte di sotto fatta. Meglio così. Vai, vai così. Come se non ci fosse un domani. Ci manca un po' di sporco da qualche parte. Ok, a posto. Continuo a fare il muretto. Io ora diciamo che sto più o meno ad una distanza fattibile per poter pulire. Sì, perché più vado vicino e più si lava, insomma, ecco. Però non so nemmeno se. Aspetta, con ESC premendo tablet. No, aspetta. Se vorrei ad esempio negozio, allora idropulitrici, noi al momento abbiamo 12,50 dollari, non ci facciamo molto. Dunque, allora idropulitrici, noi al momento abbiamo questa qui di base, quindi 2,50. Anzi, no, aspettate, potenza limitata, Prime Vista 1500, noi qual è che abbiamo? Credo che noi dovremmo avere, aspettate un po', allora modifiche, Prime Vista 1500. Credo che noi dovremmo avere questa qui. Però le altre non me le fa acquistare. Va bene. Acquista dei guanti. No, vabbè, i guanti non. Più o meno non mi interessano. Stile completo personalizzato. È ok. Ci sta. Poi dopo abbiamo i detergenti. Articolo esaurito. Ma come articolo esaurito? Ma scusa. Novità, novità, info. Perché scusate, non le posso acquistare? Potenza media elevata, modelli professionali. Guarda qua, ammazza quanto costano. Vabbè, dai, lascia fare. Sicuramente, ragazzi. Aspetta, no, ah, ecco. Noi abbiamo questa qui. Possiamo selezionare pure la mini prolunga. Prolunga SL XL che abbiamo appena attrezzato. Detergente nulla. Aspetta, però. Mi devi cambiare l'ugello. Come, scusa, aspettate, con l'ugello. Ah, è giusto, perché naturalmente con la prolunga si va a restringere ancora un po'. Sì, infatti adesso abbiamo molta più potenza anche con l'ugello da 40. Io pensavo che non ce n'era la prolunga, ma intanto c'è. Meno male soltanto che ho dato un'occhiata. Eh sì, forse magari con la prolunga è un pochettino più potente rispetto a quando è senza. Però aspetta, rimetti quello là da 15. Adesso con quello lì da 15 è molto più potente. Con quella da 25. Diciamo che è un po' più scarsa. Però ci stiamo un po' di più di tempo. Però non fa niente. Aspetta, a riguardo invece delle prolunghe. Aspetta un attimo. La prolunga S. Vediamo un po' come va. Diciamo che potrebbe pure andare bene con la prolunga S. Poi naturalmente, ragazzi, va in base naturalmente alla prolunga, all'ugello, insomma, tutte quante queste cose qui. Per il momento va bene così, eh. La possiamo pure lasciare così al momento. Ecco, vedete, già con questa qui già iniziamo a fare un po' più di fatica. Allora, se che c'è, facciamo così. Sì, perché facciamo un po' più fatica con la prolunga, insomma, devi restare un pochettino più vicino allo sporco per poterlo pulire, eccetera, eccetera. Insomma, tutte queste cose qua. Bisogna capire bene che tipo di prolunga utilizzare, che tipo di ugello utilizzare in queste fasi. Al momento va bene così. Olè, a posto. Vai, spostati. Vai così. A posto, vai come se non ci fosse un domani, giovanotto. Devi lavorare, devi lavorare. Eh sì, ragazzi, come detto, qua bisogna.
Macinare i soldi, e qua bisogna macinare i soldi. Ole, vai, salta qua. Procede, procede. Diciamo fin qua tutto quanto a posto. Poi, come detto, ragazzi, c'è da lavorarci tanto. Ok, parte di sotto fatta. Bisogna lavorarci tanto, bisogna spendere tanto tempo, tanti soldi se si vuole migliorare anche l'idropulitrice. Beh, certamente voglio dire, no? Con l'idropulitrice, ok, a posto, con l'idropulitrice abbastanza potente, sicuramente lavori meglio. Sicuramente non c'è bisogno nemmeno del detergente, eccetera, eccetera. Insomma, tutte queste cose qua. Però al momento ci riteniamo anche abbastanza soddisfatti. Però aspetta, vediamo un po', mettiamo la prolunga XL, vediamo un po' come andiamo. Proviamo ragazzi, proviamo almeno per lungo tutto sto muro. Diciamo che facciamo un po' di fatica. Non tanto, però un pochettino di fatica la facciamo. Vabbè, va. Togli. Allora, questo qui è la Prime Vista Pro. Professionale, valida e versatile. Ok, va bene. E fin qua ci siamo, e fin qua ci siamo. Sappiamo che è una idropulitrice abbastanza buona. Ah, aspetta, ecco. Te pareva? Non ho fatto nemmeno qua sotto. Mo' mi devo rifare praticamente tutto. Eh no, eh. Sta cosa qua però no, eh. Mi devo rifare completamente tutto? Pure dall'altro lato? Mi sa di sì. Sì, perché sennò poi dopo alla fine non me lo dà come completato e devi praticamente uscire pazzo per cercare di capire dove ancora lo sporco. Sì, perché non è che lo pulisci così facilmente, cioè voglio dire, vai, vai così, vai così. Sgrassa, sgrassa. Sgrassa come se non ci fosse un domanis. Altro che Mastro Lindo. Mastro Lindo Cefana ci accarezza i baffi. Mastro Lindo ci accarezza i baffi. Altro che uomo pelato. Ti è, guarda qua. Siamo dei pulitori provetti. Come detto, Mastro Lindo ci accarezza i baffi. Non voglio sapere quali baffi ci accarezza. Ma va bene, eh? A noi ci va bene la questione. Comunque, a parte ciò, cerchiamo di pulire altrettanto bene la zona. Poi dopo ci è rimasta soltanto la parte di sopra. Soltanto. Poi dopo voglio vedere quella statua là come la famo. Se la famo così o la famo con il detergente. Come detto ragazzi, il detergente fino a un certo punto, no? Voglio dire. Perché, come detto, non lo voglio utilizzare perché sennò altrimenti mi sembra che vado a cheatare sul gioco perché comunque con il detergente, certo, d'accordo, si pulisce prima, insomma, fai meno fatica, eccetera, eccetera. Però poi dopo, alla fine, se lo consumo, che succede? Andrò vado a comprare l'altro, quindi è meglio che ce lo teniamo per, magari, non so, lo sporco più ostinato, più grasso, eccetera, eccetera. Al momento va bene così, dopo facciamo anche la statua, lì al centro. Al momento preoccupiamoci per a posto. Facciamo, mamma mia, guarda qua. Vabbè, sì, ciao, domani è festa. Famo prima la pesciolozzo qui. Mamma mia, come faccio io qua adesso a fa sto pesciolozzo? Che detta così suona male, ma va bene, cioè voglio dire, no? Allora, aspettate, va. Non posso mettere l'impalcatura qui. Magari poi dopo la prendo e la sposto. La posso appoggiare qui, buon uomo? Dai, che puoi, su. No, non può. Vabbè. A rimettila qui, questa qui ragazzi è per la casa, questa qui è per la casa. Comunque, come detto, dobbiamo fare il pesciolozzo qui. Se non sappiamo nemmeno come fare il pesciolozzo qui, come faccio a mollare? Scusi, giovanotto? Scusa. Ah, F posiziona. Scusa, però a me l'F qua non mi esce. Allora, o si è buggato. Ah no, aspetta, F, ah no, ok, perfetto. Quindi mi sa che la devo lasciare e poi riprendere e mettere qui. Dai, che fino ad adesso ci andava. Ok.
Mo vai a sali sopra. Vabbè, tanto non è che abbiamo fatto chissà che cosa, non è che abbiamo fatto grandi passi da leone, assolutamente no. Cioè, guarda qua, e quanti euni dobbiamo stare qui, perché c'è pure la parte di sotto delle ali qua, delle pinne. Vabbè, io le ho chiamate ali, ma non so ali. A me mi sembrano più due costolette de maiale. Eh sì, costolette de maiale, belle impanate fritte, come piacciono a me. Non è vero, non le ho mai provate, anzi, le costolette, mo stavo a dire le costolette di maiale sì, le ho mangiate qualche volta, però impanate fritte no, mai. Non so come sono, se sono buone, se sono cattive, no, non lo so. E quanto cavolo di tempo dobbiamo stare qua vicino per fare tutto sta coda qua? Ah, santo Dio, dimmi tu che mi tocca fa. Cambia l'ugello, va. E vabbè, però aspetta, questo? Vabbè, questo qui è quello là rotante a zero. E quindi lo sporco va via molto molto più facilmente. Però con questo qua te fai due maroni come una capanna. Cioè, guarda là, arriva fino a sopra il tetto. Questo qui è quello lì rotante. Questo qua, allora aspetta, questo qui. Ugello tubo. Questo qua dov'è l'altro? Questo qui. Ugello 0 gradi. Questo qui è quello normale. Mentre c'è pure quello lì che abbiamo appena utilizzato, che è quello lì rotante, che non mi pare il caso. Allora metti questo qua da 15 e damo se. Allora. Sì, poi dopo facciamo pure le ali, le cose qua. Non vi preoccupate. Forse là sotto lì è meglio utilizzare quello lì rotante, che forse magari è meglio. Ma sicuramente sì. Allora, come detto, con questo qui rotante lo sporco va molto più via velocemente. Beh, perché voggio dire, il getto praticamente è a zero. Si pulisce prima, adesso cambia. Metti quello da 25 e proviamo con quello da 25. Tiè, guarda qua. Cioè, ma come cavolo te lo pulisco io qua sotto? Ma pensate. Ma rimetti quello da 15, va. Allora, ragazzi, è un lavoro veramente stancante. Beh, certo, arrivato ad un punto, poi dopo certo che inizi completamente a farti due maroni, perché voglio dire, siamo da soli, non abbiamo un aiutante, non abbiamo nessuno. Magari non lo so, il nostro aiutante se faceva le cose un pochettino più grandi, tipo queste qui, e noi ci facevamo la fortezza lì. Invece no, dobbiamo lavorare da soli, come degli schifi. Mi raccomando, a non cascade sotto, giovane. Come detto, ragazzi, purtroppo c'è un pochettino di sporco ostinato. Ecco, già tipo ad esempio qui, ecco. Però se io mo vado un pochettino più in avanti, casco di sotto. E quindi mi sa che lo devo fare per forza di cosa dalla distanza. Dai, almeno una coda, dammela come buona, dai. Al momento non ci preoccupiamo della pinna, ma preoccupiamoci di più della coda. Anzi, aspettate, forse magari posso utilizzare direttamente l'impalcatura. Magari la posso pure piazzare qui. Aspetta. Se io. E dai. Se io la vorrei piazzare qui e poi dopo la vorrei mettere qui. Non è possibile. Ok. Però se io voglio salire, magari anche all'ultimo piano. Non so se possiamo metterne una. Vabbè, però così. Che fai così? Così non fai niente. Forse magari con l'ugello a zero, che arriva molto più lontano. Vabbè, ma mo la parte di sopra lì come la faccio a fare? Che quello è il problema adesso. Cambia, va. Metti quello là da 15. Sì. E niente, adesso bisogna insistere un pochettino, ragazzi. Bisogna insistere un pochettino. Cioè, io mo voglio capire, no? Come faccio io ad arrivare là sopra, là? Non si sa. Sì, perché più di tanto, ragazzi, io là non posso arrivare, no? E che dite? E beh. E mi pare giusto, no? Aspetta, va, passa di qua, accovacciati. Ecco che perché le cose un po' troppo strane non si riescono nemmeno tanto a fare.
Ok, diciamo che ci stiamo riuscendo, ma così a grandi linee, proprio come se non ci fosse un domani. Sporco ostinato, anche qui, aspetta un attimo, passa qui. Ecco, là sopra lì io ad esempio non posso arrivare, come cavolo ci faccio ad arrivare io là? E che ne so? Chiedi a me. Ah, sta cavolo di signora qui, sta Tomb Raider. Che non si sa pure in manco casa. Tiè, guarda qua, ammazza che bestia. Abbassati un po', pulisci la bocca, pulisci il naso. Pulisci tutto, dai. Olè, cambia un po' ugello, metti quello là da 25, tanto siamo abbastanza vicini. Olè, salto come se non ci fosse un domani. Dai, de pinna qui. Ah, ricambialo, metti quello là da 25. E niente ragazzi, ho visto che praticamente si è fatta una certa, sono passati già più o meno una mezz'oretta. Poi tra tagli eventuali, et cetera, si arriva praticamente più o meno, non dico tanto, ma a una quarantina di minuti a video. Perché come detto ragazzi, non voglio fare tanto. Dai, dammelo come completo. Dammi sto pesciolozzo come completo, dai. Oh madonna mia, non me lo dà come completo, ragazzi. Là sopra là come ci arrivo? Come detto, non lo so. Come esco di qua? Aiuto. Un attimo. Ragazzi, io non riesco a capire come boia posso arrivarci o là. Ma non so se è tutto quanto attaccato. Prendi. Eh no, niente ragazzi, non posso posizionarlo lì. E boia faccio. Ci devo arrivare per forza con l'impalcatura, e mi sa di sì. Ma le possiamo mettere l'una sull'altra? Forse magari no. Aspetta, proviamoci ragazzi, e può darsi pure che ci vanno l'una sull'altra. Beh, voglio dire, perché sennò altrimenti là sulla casa com'è che ci arriviamo? Vabbè, che tanto comunque dovrebbe arrivarci così, in modo naturale. No, non le possiamo mettere l'una sull'altra. Che peccato. No, ragazzi, non le possiamo mettere l'una sull'altra. Come detto, come ci faccio ad arrivare io là sopra? Così? Ma così però è troppo lontano. Cioè, non è che io arrivo lì. Devo cambiare per forza di cos'è l'ugello, dai. Sarà dura qui, Sarà tanto dura. No, come detto, ragazzi, io non posso. Aspetta, la possiamo. Aspetta? No, niente ragazzi, come detto, purtroppo non la posso posizionare lì. Ma non la posso nemmeno tanto mettere qui. Niente ragazzi, non posso andare più di tanto. Quindi perciò mi tocca andare per forza di cose con questo. Allora, prova a mettere quello lì rotante, che te devo dire? Ecco, già più di tanto già non ci arriva. Quindi bisogna cambiare praticamente lato. Meno male soltanto che non ci stanno i danni da caduta. Meno male soltanto che non ci stanno i danni da caduta. Perché sennò sarebbe veramente. Oh, santo iddio, ti ringrazio. Sennò veramente sarebbe una cosa difficile, no? Ok, dai ragazzi, allora facciamoci questo qua e ci salutiamo. Metti quello da 15. Anzi, aspettate, ora che ci penso, qui possiamo mettere anche questo qui lungo, con ugello da 40. Vediamo un po', forse magari con la S, con ugello da 25. Può anche darsi che così ce la famo, eh. Ma non credo però. Allora, meglio questo qui da, 20, da 15, va. Come detto, ragazzi, non voglio andare a mettere il. Ah no, aspettate, questo qui è per vetro, ma è infinito? Eh no, vabbè, se è infinito, no. Vetro, detergente multiuso. Eh no, se è infinito, no, cioè non ne vale la pena. Ah no, aspetta, 4 e 9, 4 e 8. No, 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 non è infinito. E te pare. Mi sembrava una cosa. Cioè, perché se tu passi pure con il sapone sopra, e poi dopo vai a cambiare praticamente l'ugello, sempre da 15, credo che così dovrebbe andare via subito. No, no, no. Ragazzi, non citiamo, non citiamo. Anche perché comunque sia multiuso. Multiuso, però aspetta. Negozio, vediamo un attimo. 30 dollari abbiamo, possibile. Ah, ogni cosa che fai ti paga? Ok,
Ma come articolo? Ah sì, perché vedete che c'è per il vetro, il metallo, plastica, legno, multiuso, pietra, che è questo che serviva a noi, articolo esaurito, non si sa chi è che lo ha esaurito, ma non penso noi. Va bene, ok. Dunque, signori, mettiamoci qui di santa pazienza, cerchiamo di fare questo piazzale. Allora, è tosto. Perché comunque sia, voglio dire, no, è abbastanza incrostato. Che poi, tra l'altro, alla fine poi dobbiamo fare pure la parte interna, cioè non è che è finita qui, anzi. Aspetta, va. Famo così. Facciamoci prima questo, va. Che sicuro questo qui in 448 lo fai. Cioè, perché non è tanto. Vabbè, la faccia che non è tanto incrostato, eh? Diciamo di no. Diciamo che non è tanto, tanto incrustato. Incrustato, guarda qua. Abbassati un po'. Ok, questa fatta. Vai qui. Cambio un po' l'ugello. Metti quello là da 25. Lo so, ragazzi, da 25 è un po' troppo largo. Però vedete che va via un pochettino più velocemente, ma non tanto. Ok, d'accordo, devi stare sempre qui a gigioneggiare e ritornare indietro sui passi, eccetera. Però diciamo che così potrebbe pure andar bene. Sì, bisogna praticamente insistere un pochettino di più e passare più e più volte dove hai appena fatto. Ecco, già tipo ad esempio come qui, tu che fai? Ci passi un pochettino di volte in più. Ok, ho messo anche la prolunga, la S. Vedete io adesso come vado un pochettino più piano, anche perché, come detto, così lo sporco dovrebbe andare via molto più velocemente. Lo so, devo stare un po' più attaccato allo sporco, però non fa niente. Che poi tra l'altro sono queste parti con più muffa, con più, diciamo, alghe, tra virgolette. Perché sennò le parti meno incrostate si pulisce anche abbastanza facilmente, abbastanza facile. Mamma mia, che lavoro stressante. Ma chi me l'ha fatta fa? Ma non me potevo fare gli affari miei, no? Magari potevo mandare a Gennarone a fare sto lavoro. Intanto no, siamo venuti praticamente noi a fare sto lavoro. E niente. Gennarone intanto si è andato a godere la vacanza al mare e io intanto sono venuto qui a lavorare de domenica. Quindi fate un po' conto voi che qua si lavora pure de domenica. Meno male soltanto che hanno inserito, non so se con la vecchia versione precedente, la possibilità di mantenere l'idropulitrice sempre in modo automatico, senza andare a premere il pulsante sinistro del mouse e tenerlo praticamente premuto tu, perché vedete che in questo caso va in modo da sola, o meglio in modo automatico, perché se no, vedete, io adesso sto schiacciando, però se vado a lasciare, questo è quanto. Non mi ricordo se c'è pure questa cosa qui sulla vecchia versione o appena uscì il gioco c'era anche questa cosa qui. Non mi ricordo onestamente, ragazzi. Non mi fate dire una cavolata perché non mi ricordo. Però devo dire che è molto rilassante, interessante. Te fa due maroni come a due pere, come a due arance. Però voglio dire, no, questa è la nostra pagnotta. Se non lavi le case di altri, che te mangi? E i piramidi? O un pacco di rose? Vattela a pesca. Va bene, comunque, diciamo che è ok. No, aspetta, che fai? Mamma mia, ammazza che salto prepotente. Mo qua sopra qua com'è che ci arrivo io? Ah, bene, dobbiamo. No, dobbiamo fare praticamente così. Che dobbiamo praticamente mettere di lato. E se piglia e non piglia, che fai? Ariscendi? Andotte vai a mettere? In preda al panico? Meno male soltanto che non ci stanno i danni da caduta. Perché se c'erano pure i danni da caduta. Eccola, stavamo proprio qui con i contromeloni. Aspetta, piglio sto coso, mettilo qua. O no, ragazzi, voi che dite? Se c'erano le cadute, stavamo veramente con i contromeloni. Per non dire un'altra cosa, eh. Ok, dunque, allora qui
Mettimi al 15. E damo, se tanto qui mo è soltanto piano, diciamo che è abbastanza poco da togliere rispetto a qua sotto. Fate bobis. Diciamo che stiamo quasi a posto, ma diciamo non del tutto a posto, però. Però va bene, va bene. Dai, dai, che tanto abbiamo quasi finito. Almeno sta parte qui, ragazzi, e poi dopo ci salutiamo. Non so nemmeno se il gioco salva in modo automatico o meno. Sì, ragazzi, perché sta durando veramente tantissimo. Non riesco comunque sia a farlo tutto quanto, scusate, in un unico episodio. Non ce la farò mai, perché sta richiedendo veramente tanto tempo. Anche perché è una cosa improbabile, impossibile, farlo tutto quanto in un unico episodio. Allora, da accovacciato diciamo che va meglio, eh? Ma diciamo. Ah, santo Dio, più $12,50. Ma veramente? Cioè, ma ci dà veramente così poco? Cioè, noi adesso abbiamo 42,50 centesimi di dollari. E vabbè, ragazzi, che vedevo di. Il negozio purtroppo no. Aspetta, attrezzatura. Allora, acquista, acquista, acquista. Queste. Allora, noi possiamo acquistare 1.500, 1.500, 1.500. Tanto noi comunque sì, abbiamo questi che costano anche un bel po'. Dopodiché negozio, abbigliamento, idropulitrici, 2,50, potenza media, cioè guarda qua. E dove li vado a pigliare io i soldi? Le modifiche, ma noi possiamo. Aspetta. Una personalizzazione estetica per questa idropulitrice di potenza limitata. Ma che me ne faccio io la modifica, più che altro vorrei prendere un detergente. I detergenti vanno applicati alla ugelli. Vanno applicati agli ugelli sapone, scusate, avevo capito alla ugelli sapone. No, niente ragazzi, purtroppo non posso acquistare le info, cioè vedete che. Aspetta, ma noi abbiamo in possesso. Però a noi è bianca. Però in questo caso la prolunga 1.500. Scusate, noi che cavolo di prolunga abbiamo? Vabbè, noi abbiamo la Pro, che sicuramente la Pro è Pro, che voglio dire, no? Comunque, signori, arrivati a questo punto, io direi di concludere qui questo primo episodio della serie di Power Wash Simulator. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. E mi raccomando ragazzi, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, a condividere il video e noi forse, credo, se ci ritroviamo ancora qui e non siamo ancora morti per via di tutta questa muffa, ci vediamo con il prossimo episodio di Power Wash Simulator. Dai, ragazzi, un saluto a tutti da Harry Doctor. Thank you.